completata promozione in Serie C ottenuta con due giornate di anticipo. Sono giorni di festa sulla Murgia per il ritorno del team Altamura nel calcio professionistico. La matematica certezza è arrivata al termine della vittoria casalinga nel derby contro il Gallipoli. Il più 7 sul Martina a due giornate dal gong del 5 maggio è un margine non più colmabile. L'obiettivo più importante, mai nascosto dalla dirigenza già a cominciare dalla scorsa estate, e dunque realtà per i biancorossi. Emozioni dall'inizio del campionato, come ho detto sempre ai ragazzi, quando passi in testa poi lo puoi perdere solo tu il campionato, gli altri si devono adeguare, ma era un campionato difficile, un campionato tosto, l'avevamo detto anche all'inizio di campionato a luglio quando è iniziata questa avventura. Sicuramente una squadra che subito ha capito i dettami dell'allenatore, è entrata subito in sintonia con l'allenatore, poi il girone di ritorno era normale che fisiologicamente si perdeva qualcosa, però siamo riusciti tutto a gestire infortuni, squalifiche, e penso che è meritato perché abbiamo una grande società, perché sicuramente siamo partiti in testa e siamo arrivati in testa, abbiamo vinto a due partite dal termine con 7 punti di vantaggio, perciò sono dati importanti che fanno riflettere. Sicuramente era isperato all'inizio fare un campionato così, però ci siamo riusciti. Per Domenico Giacomaro si tratta della terza promozione tra i professionisti dopo quelle di Pagani e Picerno. L'Altamura c'era già stata su quel tipo di palcoscenico per due volte in passato, ma in entrambi i casi in Serie C2. La prossima in pratica sarà la prima storica volta in un campionato di terza serie per i biancorossi murgiani. Restano da giocare due gare di questo campionato, a Bitonto prima e in casa contro il Matera l'ultima giornata. Poi toccherà cimentarsi nella pool scudetto. Giusto però, sin da ora, rivolgere lo sguardo al prossimo campionato di Serie C. Se ci sono i presupposti che facciamo una squadra importante, se facciamo qualcosa di bello per la città, l'amministrazione ci può dare una mano in questo, e la dirigenza è forte e perciò non si devono fermare. Nell'entusiasmo bisogna ragionare un po' di più e cercare di programmare bene la Lega Pro, perché è un campionato differente rispetto a quello che abbiamo vinto, e sicuramente se riusciamo a fare le cose per bene ci possiamo anche togliere qualche bella soddisfazione.